Archiviate le regionali, ci si concentra sul ballottaggio a Venezia. Tra Cassone e Brugnaro sarà sfida all'ultimo voto. Il politologo Paolo Feltrin analizza il voto delle regionali, l'exploit di Zaia e il tracollo del centro-sinistra. Con la crisi che continua a mordere a Vigonovo, i commercianti si uniscono per mettere in rete e coordinare la propria attività. Spiagge affollate per il ponte del 2 giugno a Jesolo, ma con i turisti sono ricomparse anche le attività abusive. L'impresa unica nel suo genere di un ciclista di Milano che farà il giro del mondo da nord a sud, andata e ritorno. Una buona serata, un benvenuto agli telespettatori di TG Venezia Mestre. Magari molti di voi oggi sono andati al mare, ora invece si torna a parlare di elezioni, perché archiviate le regionali per la città di Venezia, è arrivato il momento di pensare al ballottaggio e sarà sfida all'ultimo voto tra Felice Casson e Luigi Brugnaro. Ora ne vedremo delle belle. Casson contro Brugnaro è un ballottaggio che mai è sembrato essere così incerto. La partita a Venezia è apertissima. Il tempo di tirare il fiato per poche ore e i candidati che si sfidano per la poltrona di sindaco sono di nuovo in pista. 15 giorni per convincere gli indecisi e costruire alleanze che permetteranno ai candidati di conquistare Cafarsetti. In vista dello spareggio, l'accordo tra Brugnaro, Bellati e Zaccariotto sembra a questo punto essere il più naturale possibile, anche se in politica non è mai detta l'ultima parola. Fanno gola anche i voti presi da Davide Scano del Movimento 5 Stelle, anche se i grillini in passato non hanno mai voluto distribuire. Ma sinceramente non c'è niente da offrirmi né a me né al gruppo del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non fa alleanze e non ne farà, non le fa ovviamente, non le ha fatte in nessuna parte d'Italia, non le farà neanche a Venezia. E noi valuteremo quello che potremmo fare in questi giorni di ballottaggio, eventualmente proponendo dei temi che ci stanno a cuore e quindi lanciando questi temi ai due contendenti, diciamo, nel ballottaggio. Partita chiusa, chiusissima invece per le regionali, dove Zaia avrà una giunta e un consiglio praticamente monocolore, il suo. L'ex capogruppo a Ferrofini Federico Canera esorcizza la tensione della campagna elettorale dicendo che i gufi ora dovranno ricredersi. È l'unico che ha vinto con le braccia conserte, ha voluto sfatare questo mito. Ma ha fatto tutti bene. Con le braccia conserte da domani. Ha fatto bene, perché ogni volta si dice sempre in comunicazione che non bisogna mai fare le fotografie con le braccia conserte. Ma vede, anche qui braccia conserte molte volte possono dire anche sicurezza della propria posizione, fierezza e sicurezza. E penso che lui abbia trasmesso questo, ma soprattutto i veneti gli hanno così tributato, diciamo, un comportamento in questi 5 anni che va proprio sulla scia della concretezza e della serietà. E con il politologo Paolo Feltrin analizziamo il risultato alle elezioni regionali con l'exploit di Zaia e il tracollo del centro-sinistra. Dei numeri che l'ha sorpresa di più in queste ore. Ma direi crollo del centro-sinistra, cioè è vero che Zaia ottiene un risultato straordinario, però dal 44, 45 anche delle proiezioni al 50, 51 ci sta. Scendere dal 38 delle europee dell'anno scorso al 23% di oggi, dal 38% del PD al 23% di oggi del centro-sinistra, è un bel problema, cioè è evidente che è successo qualcosa di molto grave. Che cosa? Ci sarà tempo per riflettere. Si può dare solo qualche indicazione. La mia impressione è che il centro-sinistra non sia riuscito a tenere l'elettorato che aveva conquistato l'anno scorso e neppure quello che aveva 5 anni fa. Cioè, in qualche maniera il serraglio era pieno di buchi. E quindi c'è stato un flusso verso sicuramente le astensioni, una certa percentuale, non so quanta, lo misureremo nelle prossime settimane, di elettori che ha votato Zaia. Quindi aveva ragione, votano anche a sinistra. Ma è problema di aritmetica, da qualche parte devono essere pure andati, no? Allora, siccome non possono essere andati tutti nelle astensioni, da qualche parte una parte è andata sicuramente anche su Zaia, una parte è andata su Tusi, e poi flussi, però
Qui che è certo è che la coalizione non è riuscita a dare un'idea di solidità e l'elettorato anzi è scappato via, è andato in tutte, con mille motivazioni magari contraddittorie una diversa dall'altra, ma è andato in tutte le direzioni. Questa è la mia impressione. Ultimissima domanda, significativo anche il dato per quanto riguarda Forza Italia e poi quel centrodestra, tra virgolette, moderato, andando al di là delle attuali coalizioni. Non fa un gran risultato mettendo magari insieme Tosi, NCD, mettendo insieme Forza Italia, questo progetto che magari a livello nazionale potrebbe nascere, non ha fatto una grande percentuale. Allora, le due cose sono distinte. Su Tosi e quell'area lì, ognuno può dare il suo giudizio. Proviamo a fissare dei paletti. Se Tosi prendeva più del 15% era un caso nazionale, se prendeva meno del 10 era finito come Comencini 15 anni fa. Ha preso il 12, 11, 8, 11, 9, insomma intorno al 12%. Un buon risultato, ma insomma non 6,5. No, cioè non è quel risultato di rilancio, per cui il problema che spetta adesso a Tosi è capire cosa fare, cioè come evitare che questo 11,8 sia un tetto, ma, e come farlo diventare un trampolino di lancio, perché il rischio che sia un tetto c'è tutto. Questo è il primo problema. Il secondo problema riguarda Forza Italia. Forza Italia prende un risultato a una cifra. Francamente, per un partito a vocazione governativa, un partito che era abituato a viaggiare a due cifre moltiplicate tre, cioè al 30, 35, 40, 28, finire al 6%... molto deludente. Diciamo 5 meno, 4 più. Ecco, cioè... neanche rimandati a settembre, quindi. Questo... Avevamo detto invece per quanto riguarda le comunali, ora la sfida, il ballottaggio tra Felice Casson e Luigi Brugnaro, sentiamo proprio le dichiarazioni di Felice Casson. Ora, primo commento a caldo così. Siamo pronti per il ballottaggio. Ma se aspettava questo risultato? Ho fatto un giorno e mezzo di riposo, di relax, e quindi adesso si parte per il ballottaggio. Mi dispiace solo che Venezia debba aspettare altre due settimane per avere il sindaco. Ma il ballottaggio per lei è una vittoria o una sconfitta? Il ballottaggio è il ballottaggio, si fa e basta. E adesso cercherà alleanza, andrà avanti da solo? No, noi abbiamo il programma e quindi sulla base del programma chi vuole ci vota e chi non vuole fa meno. C'è qualcosa che non ha funzionato? No, non è questo un problema, vediamo alla fine i voti, comunque il ballottaggio era nelle previsioni. Ha chiamato Renzi la chiamata? No, devo ancora finire lo scrutinio. Un centrodestra che sommato è molto più pericoloso di quanto appariva la vigilia? No, ma non è questo. C'è l'effetto del ciclone Zaia che è ovviamente impressionante. Però tra due settimane sarà un'altra cosa ovviamente. Si aspettava magari che certi quartieri votassero per la... No, non so niente. Arriva adesso dalla montagna, non conosco neanche i dati, quindi non so niente. Sono andato a riposarmi per il ballottaggio. Ah, quindi era già preparato, diciamo, si aspettava. Io sono andato a fare il relax e adesso sono pronto. Ecco, l'ho definito ciclone Zaia. Sì. Però c'è appunto un'analisi completa da fare sul voto delle regionali. Sì, che il voto delle regionali direi che ha dato una scoppola al Partito Democratico per primo, e quindi quello è un dato molto rilevante. E vedremo complessivamente un po' che cosa ci sarà. Moretti era la candidata giusta secondo lei? Era la candidata che ha vinto le primarie. Un risultato della Lega che a Venezia nessuno si aspettava, insomma il traino di Zaia ha funzionato in questo senso? No, è un ciclone Zaia che è sicuramente molto forte e non ha funzionato ovviamente a livello comunale fino in fondo, però insomma si è fatto sentire nel dare alcune indicazioni di voto, certamente. Ma quel 10% che manca al 50%, secondo lei a chi è andato? Il 10% che manca a chi? A lei. Ma io non conosco i voti, quindi non so. Non so come siano. Quel video di Renzi con la Moretti, secondo voi vi ha tolto voti? Ma Renzi è venuto due volte a sostenere la Moretti, c'erano dei pro e dei contro. Si sono manifestati più i contro, però direi. Ma col senno di poi è facile ragionare, bisogna vedere prima che valutazioni vengono fatte. Preoccupato del fatto che Lega e Forza Italia nel ballottaggio? No, ma neanche un poco, io sono pronto a fare il ballottaggio, proprio non sono preoccupato di zero.
perché insieme al momento avrebbero 3-4 punti. Non conosco i voti, quindi non lo so. Ma prevedete di vincere o no al secondo turno? Il ballottaggio si fa per vincere, mi pare ovvio. Ed ora sentiamo le dichiarazioni anche a caldo da parte di Luigi Brugnaro. Ma non lo so, cioè penso che parlare con le persone e stare insieme a loro sia la cosa più importante. Questo è sempre stato nella mia vita e lo farò sempre, ma perché io sono capace di fare solo questo? Non sono bravo a fare i piani, le alleanze, su questo effettivamente sono, forse non è. Però sono capace di andare dritto al mio obiettivo, quello sì. Mi sono prefigurato l'obiettivo di riprendere Venezia e farla diventare una città per tutti, una grande città, pulita, che la gente possa trovare lavoro. Io non ho animosità contro nessuno. L'unica cosa che ritengo in questo caso vada scelto è quello di scegliere il futuro per i più piccoli che non possono andare a votare. Quei ragazzi lì non hanno il lavoro e tante persone non trovano il lavoro. Questo del lavoro è un tema importante, il lavoro e la sicurezza ovviamente, che è l'altra faccia della stessa medaglia, insomma. Però è una città normale. Io vorrei che Venezia fosse una città normale. Però stiamo parlando di una città che può parlare e dialogare tranquillamente con Berlino, con Boston, con le grandi capitali del mondo. Ecco, io immagino che le persone a Venezia tutte si sentano partecipi di questo progetto. L'unica cosa che appunto secondo me ha creato grossi problemi negli ultimi 20 anni è questo partito del no, è il partito del no a tutto. Questa gente qua secondo me è bene che vada in panchina e che adesso rifletta un po'. Chi vuole vivere senza lavorare non trova in me un alleato. Chi pensa di aprire le moschee di nascosto, purtroppo io sono una grande barriera per questa gente qua. Chi vuole fare le cose di nascosto, brutte, la droga, la violenza, ecco, io su questo impegno la mia vita, l'ho sempre fatto, per me la legalità e l'onestà vengono al primo posto. Per cui il lavoro, e chiunque lavora sa che il lavoro è onesto, e solo chi vive del proprio lavoro, chiunque, qualsiasi sia il lavoro, privato, pubblico, dipende, cioè quello è il leitmotiv di Venezia, e Venezia tornerà a essere una grande capitale del mondo, di questo sono certo, e mi sembra che anche i cittadini cominciano a crederci, perché questa è una città di gente meravigliosa. E a proposito di lavoro, con la crisi che continua a mordere a Vigo Novo, i commercianti hanno deciso di unirsi per mettere in rete e coordinare la propria attività. Scopriamo in che modo. Siamo all'incirca una quarantina di commercianti, imprenditori, liberi professionisti, perché l'associazione non sarà solo del negoziante dal punto di vista fisico, ma sarà anche di tutti quelli che contribuiscono nella parte commerciale e produttiva a livello comunale. L'unione fa la forza, un motto che si rinnova anche alla luce di quelle difficoltà del piccolo commercio che, vuoi per la crisi economica, vuoi per la concorrenza della grande distribuzione, rappresentano una minaccia per i centri storici. A Vigo Novo i commercianti si organizzano per risolvere i piccoli e grandi problemi di un periodo che rimane difficile, ma nel quale non mancano comunque segnali che inducono ad un seppur cauto ottimismo. In effetti si parla sempre di crisi, di attività che chiudono, di negozianti che non ce la fanno più con i vari problemi giornalieri. Noi, proprio per questo, abbiamo deciso di unirci e di far fronte giornalmente a tutto quello che può essere richiesto dai nostri soci. Dalla logistica alle attività comunali, i commercianti si uniscono per offrire una risposta a tutte le piccole e grandi complicazioni che si possono incontrare nello svolgimento della propria attività. Lavoreremo a stretto contatto con le associazioni del territorio che già esistono, che già operano da diversi anni in una maniera perfetta, potremmo dire. Però è sempre mancato questo tipo di coordinazione. Nella lista degli argomenti che riguardano i cosiddetti negozi di prossimità è inevitabile si tocchi anche quello delle grandi attività commerciali. Il servizio che noi diamo come titolari dei negozi o comunque come lavoratori dei negozi è completamente diverso da quello del centro commerciale, anche solo per l'ambiente familiare, per la disponibilità, tutto quello che noi offriamo. E spiagge affollate per questo ponte del 2 giugno a Jesolo, ma con la ricomparsa dei turisti purtroppo è ricomparso anche il commercio abusivo sulle spiagge. Con l'inizio di giugno la bella stagione comincia ad entrare nel vivo e le località costiere del Veneziano a popolarsi di turisti. Il lungo ponte del 2 giugno è stata la prova generale di quella che sarà l'estate 2015, ma immancabilmente assieme all'arrivo dei turisti si è già infittita l'attività della polizia locale. Con gli stabilimenti balneari già affollati per il ponte, a Jesolo la polizia locale ha già fatto scattare la prima controffensiva contro i massaggiatori abusivi. 12 agenti hanno pattugliato l'arenile partendo dalla zona Pineta fino alla zona Faro, con l'obiettivo di contrastare un'attività che oramai è in continuo aumento. Alla fine il bilancio è stato di 9 donne fermate, tutte di nazionalità cinese, delle quali 8 sono state fotosegnalate e denunciate all'autorità giudiziaria per mancanza di documenti.
La sanzione amministrativa per esercizio dell'attività di estetista senza essere in possesso dei requisiti professionali gli è costata una multa di 1.204 euro, oltre al sequestro di tutte le somme considerate provento dell'attività illecita, in totale 485 euro. Col calar del sole e l'inizio della movida notturna, su segnalazione di un commerciante, tre pattuglie della polizia locale di Jesolo sono dovute intervenire per scongiurare lo scoppio di una rissa in galleria Schiavon. Poco prima, invece, un'altra pattuglia, che stava sanzionando un venditore abusivo in piazza Mazzini, è stata contestata fino all'insulto da un gruppo di giovani. La pattuglia è riuscita ad identificarne due, un 23enne residente a Longara, in provincia di Vicenza, ed un 20enne di nazionalità rumena, ma residente a Vicenza. Entrambi sono stati denunciati per rifiuto di generalità ed oltraggio a pubblico ufficiale. Ed ora parliamo di un'impresa davvero unica nel suo genere, il giro del mondo da nord a sud, andata e ritorno di un ciclista milanese. Dal polo nord al polo sud, andate e ritorno in bicicletta, un percorso incredibile lungo 50.000 km e soprattutto lungo più di 2 anni di pedalate attraverso tutto il mondo. A tentare l'impresa ad essere il primo uomo capace di attraversare la Terra seguendo la linea longitudinale e potendo contare solo sulle proprie gambe è Alessandro Lio di Mirano, 56 anni, un passato da tecnico di una centrale termoelettrica ed una vasta esperienza in numerose spedizioni, come per esempio nel 2013 da Capo Nord a Venezia, in una tappa unica di 4.000 km, oppure ancora la traversata in solitaria e in autosufficienza del deserto del Sahara nel 2009. Per quanto l'imponderabile sia sempre dietro l'angolo, il viaggio impresa di Alessandro Lio è stato studiato nei minimi dettagli con la collaborazione di un'apposita commissione scientifica ed è aggiornato tappa per tappa in un sito, Pangea Cycling, che documenta le varie fasi del percorso e dove cappeggia un motto di Albert Einstein: la vita è come andare in bicicletta, se vuoi stare in equilibrio ti devi muovere. Un percorso iniziato il 1 maggio con la partenza dal Capo di Buona Speranza nel sud dell'Africa, una lunga risalita di tutto il continente per passare in Medio Oriente via Egitto e da qui attraverso i Balcani il passaggio in Italia per poi puntare verso il nord Europa e la Groenlandia fino al Polo Nord, i cui ghiacciai saranno percorsi con uno speciale triciclo di titanio. Missione compiuta? Neanche per sogno ci si sposta in America per percorrere tutto il continente da nord a sud, dall'Alaska alla Terra del Fuoco, un'impresa unica nel suo genere. E con questa notizia termina TG Venezia Mestre. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.